Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, parliamo di report e fatturazioni automatiche. Eh, abbiamo, abbiamo già provato ieri a fare questo intervento, poi abbiamo avuto dei problemi tecnici, per cui vi ringrazio molto per essere presenti oggi. Ma ci tenevamo troppo a raccontarvi questo aspetto del nostro modello che ne riteniamo essere uno degli elementi proprio caratterizzanti. Eh, allora una delle cose che nel nostro passato ci ha complicato in maniera terribile la vita è stata proprio la parte amministrativa. Quando si è piccoli magari si pensa che eh, i grandi siano particolarmente organizzati da questo punto di vista, in realtà eh, i piccoli fanno piccoli casini, i grandi fanno grandi casini. Ed in effetti noi abbiamo nel nostro percorso come Property Manager su Milano, perché vi ricordo che noi siamo una piattaforma di accompagnamento dei migliori property manager italiani sulla loro crescita in tutta Italia, ma abbiamo costruito su Milano una società di property management che ci è servita, noi diciamo scherzosamente, per fare degli esperimenti, ma anche per capire come di fatto funziona il mondo del property management veramente e quindi la maniera più efficace per farlo era farlo su noi stessi. Eh, tra l'altro siamo diventati, anche grazie ai servizi di piattaforma eh, che promuoviamo, per esempio in questi incontri, il più grande property manager di Milano, perché se tu prendi un property manager e gli togli tutti gli adempimenti di natura amministrativa, gli togli l'onere di emettere le fatture per sé e per i proprietari e gli togli l'onere di rendicontare al, al proprietario mensilmente, Diciamo, liberandolo di tutti questi pesi, ma lasciandogli il vantaggio del brand, della cassa nella sua disponibilità, hai messo le condizioni, hai messo le basi per poter costruire sul territorio property manager di grosse, grosse dimensioni. Allora andiamo un secondo a condividere eh, la presentazione. Allora, solo un secondo. Eccoci qua. Allora, fatture e report dei proprietari davvero automatici, sottolineo il davvero. Attenzione, non è che non esistano PMS, software di gestione per Property Manager che non abbiano l'automatismo. No, la possibilità dell'automatismo ma io non ho ancora incontrato alcun property manager che poteva dimenticarsi della sua area amministrativa perché tanto c'era il software che faceva tutto perché questo perché è molto complicato il mondo della fatturazione è molto complicato il mondo della rendicontazione in più succedono tante cose durante il mese prenotazioni che entrano, prenotazioni che entrano, disdette, manutenzioni e per arrivare a fare dei report davvero automatici bisogna seguire ognuno di questi aspetti. Solita slide introduttiva di questa due giorni. Il nostro mercato complesso, ci sono due clienti, c'è il proprietario, c'è l'ospite, ci sono poche barriere all'ingresso, si lavora a prezzi bassi, a basse marginalità, c'è un'enorme complessità fiscale e contrattuale. E ovviamente c'è anche il tema della stagionalità. Vi dirò che il tema della stagionalità è quasi un vantaggio per la complessità diciamo del, del modello, nel senso che almeno se hai un business stagionale i conti li fai quando ti si svuota il serbatoio, quando ti si svuota la cassa. Eh, se non sei organizzato, solo lì capisci come è andata l'estate. Se sei su un business invece, su un mercato non stagionale, proprio non te ne accorgi e se addirittura tu stai crescendo come numero di immobili in gestione, succede che eh, tu praticamente ti accorgi di come stai andando dal punto di vista economico quando la frittata è già fatta perché la cassa, cioè i soldi che hai in banca, ti raccontano un'altra storia. Allora, come si arriva a costruire una reportistica? automatizzata. Innanzitutto questa che, che vedete è la scheda di un appartamento in piattaforma eh, di Italia Way Property Manager, il Property Manager di Milano di cui prima vi raccontavo. Ecco quanto è importante avere una scheda dell'appartamento che sia davvero, davvero completa. E completa significa non soltanto in termini di informazioni per la vendita, tenete presente che quando voi diventate nostri partner, sostanzialmente ci sono tutta una serie di persone anche un ufficio commerciale che lavora sul vostro prodotto senza averlo mai visto per commercializzarlo, per promuoverlo verso tour operator, per caricarlo sulle nuove OTA. E quindi è importantissimo che questa base dati condivisa da voi e quindi dal vostro team e da noi sia estremamente esaustiva e completa. E il proprietario referente, ovviamente. Qui abbiamo messo concettina per motivi di privacy eh, del proprietario referente. Noi dobbiamo conoscere tutto, no? Già dal, dal, da queste linee, diciamo di rappresentazione, voi capite quanto è approfondita la scheda, no? Quindi eh, i tag legati agli appartamenti, eh, ma andando sul proprietario, visto che stiamo parlando di report proprietari, noi del proprietario dobbiamo sapere tutto. Qua sono stati di nuovo cancellati dati sensibili, però noi del proprietario dobbiamo sapere se è una persona fisica o una persona giuridica, se metterà quindi fattura con IVA al 10%, se è una, una persona giuridica che svolge attività di impresa nel turismo, oppure se è una persona giuridica IVA esente, un immobiliare, oppure se è una persona fisica e quindi metterà ricevute. In realtà... Per far quadrare la contabilità e la reportistica, noi come Italian Way dobbiamo emettere le fatture, i documenti fiscali di tutti i soggetti coinvolti. Solo così si arriva a una quadratura che coincide perfettamente con la contabilità. E quindi mh, aiutiamo il property manager a capire proprietario per proprietario qual è... La modalità giuridica operativa migliore, innanzitutto, e dall'altra, eh, carichiamo direttamente noi a sistema gli automatismi di fatturazione. Una volta caricati, li simuliamo, li verifichiamo col partner, entriamo nel merito, parliamo con i commercialisti dei vostri clienti, chiariamo loro il funzionamento, ci facciamo dare l'autorizzazione a emettere fatture anche a nome dei vostri clienti, se sono società, quindi mandando tutte le fatture direttamente al sistema di scambio di agenzia delle entrate e così facendo, quindi questa è la scheda all'interno del PMS che riguarda il proprietario e questo è il punto di osservazione che il proprietario ha del proprio reddito da locazione. Questo è molto interessante. Perché è interessante? Perché il meccanismo che determina questo reddito d'allocazione, che è il reddito netto del proprietario, di fatto è lo stesso meccanismo che emette le fatture. Per cui non ci sarà mai una discrepanza tra le fatture emesse, i report proprietari e i redditi previsti per il futuro. È chiaro che la grande differenza, ed è sottolineata nelle note di questa componente, è che queste sono stime, cioè sono prenotazioni che possono essere tranquillamente disdettate da parte dell'ospite. E quindi noi prevediamo un reddito d'allocazione per le prenotazioni che sono dentro. Le possiamo filtrare per mese, possiamo arrivare a simulare, diciamo... Eh, quello che succede mese per mese nel futuro o far vedere tutte le prenotazioni insieme. Tra l'altro questa area non è di default presente su tutti i proprietari, perché ci sono alcuni proprietari che meno sanno e meglio è, perché magari non sono particolarmente ansiosi, perché diciamo c'è un rapporto consolidato, per cui non c'è bisogno di dargli queste informazioni. Ci sono altri proprietari che invece passano il loro tempo e purtroppo esistono a guardare come state lavorando e quanto stanno guadagnando dare loro visibilità dei loro guadagni e dargliela in maniera così puntuale e trasparente è sicuramente una strada per vivere bene no però è una strada che a cui noi siamo arrivati dopo cinque anni di esperienza diretta e di gestione diretta della parte amministrativa perché il reddito da locazione netto del proprietario è figlio dell'accordo che voi avete fatto con lui, cioè dove l'avete applicata la vostra percentuale all'ordone, all'ordo al valore della prenotazione, all'ordo netto pulizie, all'ordo netto ota pulizie, e, e, e tutto questo va considerato quando devono funzionare i meccanismi di fatturazione. Ma attenzione che la fattura non dipende solo da eh, questo ci arriviamo dopo. Non dipende solo dalla caratteristica dell'emittente della fattura, ma anche dalla, dalla caratteristica del soggetto che riceve la fattura. Cioè pro i problemi nel nostro mercato nascono dalle eccezioni, e quando tu hai un mese che è stato tutto normale, poi c'è stata una prenotazione particolarmente complicata. Perché magari c'è il soggetto che ha prenotato che poi vuole la fattura per la società, non per lui persona fisica, tutto quello che era automatico di colpo torna a essere manuale. E allora ecco che vi ritrovate la sera, dopo una dura giornata di lavoro, col vostro file Excel a chiedervi che senso abbia tutto questo a lavorare per gli scarsi margini che si hanno in questo mestiere. Ma gli scarsi margini si hanno in questo mestiere non solo perché. Questa è un'attività a bassa marginalità, ma anche perché è un'attività ad alta manualità. Quindi, nel momento in cui voi andate a delegare a noi tutte queste attività, e vi concentrate sul crescere, che è, diciamo, la, il verbo nel nostro mercato, perché noi siamo turismo e quindi il turismo funziona per economie di scala, cioè nessuno gestirebbe mai un albergo, diciamo, di tre camere. Perché tutti capiscono che gestire un albergo di tre camere è un'attività diciamo, sostanzialmente in perdita, per definizione. E tutti sanno che un albergo di 50 camere diventa una macchina da soldi. Alla stessa maniera, gestire 5 appartamenti o 10 appartamenti è una grande fatica, gestirne 50 è una grande opportunità, a condizione che vi siate ben organizzati. Nelle pillole che vi stiamo dando in questi due giorni, vi spieghiamo. Come organizzarsi sui vari reparti. Per cui, se magari non, non siete riusciti a seguire le live, eh, seguitele anche diciamo, in differita, perché credo che siano un po' gli elementi più interessanti. E tenete sempre presente che, se siete nostri partner, noi vi accompagniamo, perché banalmente l'ansia che questo reddito da locazione figurato al proprietario sia corretta diventa più nostra che vostra nel nostro modello. Quindi noi diventiamo, abbiamo proprio in carico questa parte della vostra attività, ma ce l'abbiamo, particolare, molto importante, in White Label, cioè noi non figuriamo mai. Qua vedete in alta sinistra il logo Italian Way, ma solo perché siamo su un appartamento del property manager Italian Way di Milano. Se foste su un vostro appartamento, noi non figureremmo, perché noi siamo dei vostri fornitori. No? Quindi un passo indietro, voi andate avanti a spingere il vostro brand. Questo è il previsionale, ma poi a un certo punto bisogna costruirlo definitivo, no? E quindi ecco che il sistema va a emettere un report definitivo per i vari immobili di un determinato proprietario nel vostro circuito e che questo report viene sostanzialmente emesso differenziato per tipologie di soggiorni. Vedevamo nell'incontro delle 10 sui contratti vi invito a seguire se non l'avete già seguito, che esistono due grandi mondi: i contratti di breve termine e i contratti di medio termine. I contratti di medio termine di solito si caratterizzano per un importo dato al proprietario e per una fattura emessa all'ospite per i servizi accessori. È un mercato molto interessante ed è un mercato che noi presidiamo tantissimo, quindi quando voi diventate nostri partner, di fatto Entrate anche nel mercato del transitorio di medio termine. Non è che ci siano immobili destinati all'uno o all'altro, tutti gli immobili sono indistintamente sul breve e sul medio, è solo una questione di opportunità. Ma tutta questa cosa parte da dei mandati che si firmano con i proprietari, ma anche da un sistema di fatturazione capace di gestire questa complessità. E guardate cosa c'è dietro: Qua, questo è uno schema di fatturazione di un appartamento. Guardate quanti diversi modelli di fatturazione ci sono per un appartamento. Per esempio, long stay, ospite persona fisica, sto leggendo la prima riga, long stay, eh, ospite persona fisica, il documento che deve mettere il property manager. Poi abbiamo il documento che deve mettere il property manager nel caso dei danni delle utenze. Poi abbiamo l'ospite, il proprietario, sempre per la stessa tipologia che ricevuta deve mettere Cioè, da questa brevissima, adesso non voglio tediarvi, ma da, già da questa schermata capite perché ci abbiamo messo cinque anni a costruire questo sistema. E ci abbiamo messo cinque anni perché c'è un'enorme complessità, ed è un'enorme complessità che, diciamo, noi riteniamo che non si possa che gestire veramente sporcandosi le mani cioè veramente non soltanto sporcandosi le mani nel costruire questo modello ma anche sporcandosi le mani nel capire il vostro modello nell'aiutarvi a costruire un modello che sia veramente un modello efficiente e automatizzato è soltanto diciamo grazie al togliersi questi aspetti di complessità che voi potete diventare grandi pensate che quando noi eh, Diciamo, gestivamo su Milano prima di questa, di questa della, della conclusione di questo progetto di sviluppo, quando gestivamo Milano noi eravamo arrivati ad avere avevamo circa 400 appartamenti e adesso ne abbiamo 500 avevamo 400 appartamenti e avevamo tre persone in amministrazione che tutto il tempo facevano esclusivamente fatture, con quale conseguenza? Ve le metto in ordine di, di, di importanza. Primo, errori materiali. Cioè, era tutto un inventarsi il codice fiscale dell'ospite, perché i check-in venivano sempre fatti senza l'attenzione alla parte amministrativa, ma anche perché, diciamo, quando si fanno le cose a mano, si sbagliano, a parte essere un lavoro estremamente alienante, perché immaginatevi che bella vita fa chi tutto il giorno... Eh, fa fatture agli ospiti o fatture per conto dei proprietari. No, quindi questa cosa qua è estremamente, estremamente complicata anche da gestire dal punto di vista dei collaboratori, ma anche il costo, no? perché avere persone che diciamo, devono emettere le fatture entro 24 ore dall'uscita dell'ospite eh, è anche un'attività molto costosa. Ed in effetti quando noi eravamo diventati grandi non eravamo profittevoli. Noi siamo diventati profittevoli, cioè abbiamo incominciato a guadagnare soldi quando abbiamo incominciato a mettere a terra questo sistema organizzativo che adesso proponiamo a voi di prendere in considerazione. Cioè il guadagnare soldi non è figlio della dimensione, non soltanto, prima abbiamo parlato dell'economia di scala, ma non è solo quello che determina l'essere profittevoli, tanto lo determina anche il modello. E perché le società di property management tipicamente nel mondo, attenzione, non è un problema solo italiano, anche se in Italia abbiamo delle aggravanti, perché non sono profittevoli? Non sono profittevoli perché devono gestire troppa complessità, devono fare troppe cose. No? Il property manager si deve essere un esperto di contrattualistica, di fiscalità, deve essere un bravo commerciale, se no, non chiude manco mezzo contratto. Deve essere un esteta, deve capire che cosa è bello, che cosa è brutto, deve sapere allestire gli appartamenti, deve parlare inglese, deve incontrare l'ospite, deve fare tutta la parte burocratica legata all'ingresso dell'ospite, deve sottoscrivere un contratto, deve gestire un proprietario di un immobile, deve emettere dei documenti contabili e deve rendicontarli. Ora, io penso che neanche Mandrache abbia in una sola persona tutte queste caratteristiche insieme. C'è chiaramente bisogno di avere alcune competenze delegate. E su cosa bisogna concentrarsi allora? Su quello che fa la differenza. E cosa fa la differenza? La fa il prodotto, la capacità di acquisire nella maniera co corretta le migliori proprietà. Quindi acquisire le migliori proprietà significa saper parlare con i proprietari, ma anche essere esperti di tanti argomenti diversi. Saper gestire ovviamente il cliente, che figuratevi era quello che pensavate di dover fare quando avete iniziato questa attività. E tutta questa parte che è lontana anni luce da quello che tutti noi pensavamo quando abbiamo iniziato a fare l'attività è quella che determina la vostra possibilità di crescere all'infinito. Perché quando le società crescono, affrontano spesso delle problematiche da crescita, affrontano spesso delle problematiche da eh, diciamo complessità nata dai volumi. Ecco, automatizzare tutte queste parti, godersi l'arrivo della reportistica, avere il proprietario che è sempre informato con dei dati che partono dalla contabilità e avere dei KPI, come ci raccontava Guido ieri, cioè un sistema di monitoraggio, Andatevelo a vedere se non l'avete visto l'intervento di Guido Foraci di ieri che ci parlava dei KPI, no? di come tenere sotto controllo le numeriche. C'è stato un momento in cui noi, mi sembra che fosse il 2000, allora, secondo me era il 2017, abbiamo perso proprio il controllo della situazione. Non riuscivamo a, eravamo cresciuti troppo velocemente, non riuscivamo a rifatturare le manutenzioni andatevi a vedere l'intervento non riuscivamo a eh, diciamo a capire come stava qual era il vero margine che noi avevamo perché il grande problema del property manager è che lui movimenta 100 euro per ricavarne 20 non guadagnarne ricavarne 20 ma la complessità riguarda per intero i 100 euro per questo è così complicato fare questo mestiere e più il prodotto è di livello medio e più medio cioè va verso il basso e più quella complessità aumenta no se tu gestisci ville da mille euro a notte è chiaro che hai le stesse complessità ma hai anche le marginalità ma se tu gestisci appartamenti da 100 euro a notte ogni soggiorno magari ti vale 20 euro e quante cose devi fare con quei 20 euro un'enormità no An e quindi è fondamentale capire quali sono le aree su cui è importante concentrarsi e quali sono le aree invece che è importante delegare. Ok, allora io direi che eh, vi chiedo se ci sono delle domande come al solito e chiedo come al solito a Caterina, dalla regia, di darmi una mano nel ricostruire eh, eventuali domande. Se invece non ci sono domande ci possiamo salutare. Quindi Caterina mi confermi che non ci sono domande? Bene, non ci sono domande al momento, perfetto. Allora noi rimaniamo ovviamente a vostra disposizione. Eh, Italian Way è un progetto che ha come obiettivo quello di riunire i migliori proprietary manager in Italia e aiutarli a crescere. Se ci pensiamo quello che gli albergatori non sono riusciti a fare è fare squadra. Allora, io credo che noi nel nostro mercato possiamo invece riuscire a fare squadra, e, è però importante che eh, ognuno di noi mantenga il proprio brand, mantenga il proprio posizionamento, la propria strategia di prodotto, però alcune funzioni no brand, ma molto time consuming, vengano invece centralizzate e fatte per tutti. Va bene ragazzi, io vi ringrazio moltissimo per il vostro tempo e eh, attenzione abbiamo in extremis la domanda. Vai Caterina, scusate ma io non leggo, non leggo la, la chat eh, può, la, la domanda è può fare un esempio di fatturazione distinguendo costota fattura all'ospite e al proprietario? Allora, distinguendo costota fattura... All'ospite e al proprietario. Ok, allora non ho capito al 100% la domanda, però provo ugualmente a, eh, a rispondere. Eh, allora, ammettiamo una fatturazione, eh, diciamo una, una prenotazione, una prenotazione da 150 euro. Ci sono tante, eh, diciamo, 150 euro fatti 100 euro di prenotazione, 50 euro di pulizia. Ci sono tante modalità diverse di applicare la propria percentuale. Una modalità efficace, ma non l'unica, per carità, è quella di applicare questa percentuale al valore della prenotazione già al netto dei 50 euro delle pulizie, ma anche al netto del costo delle OTA. Quindi, che cosa si fa in quel caso? Si prendono i 100 euro, si tolgono il costo delle OTA, che ne so, il 15% sul valore lordo, purtroppo, della prenotazione, quello diventa l'imponibile, e su quello si applica la percentuale del property manager. Questa è, diciamo, eh, questa è per esempio una strada, perché è abbastanza interessante mettere la percentuale a questo livello. E non al livello superiore perché anche voi siete, eh, diciamo, una OTA, e quindi è, è, ha senso che anche le vostre prenotazioni dirette siano remunerate come sono remunerate le, le OTA. Quindi meglio toglierle dal valore imponibile. Vediamo, la domanda è stata un attimo eh, modificata. Nel caso che la prenotazione arrivi da portare Taneway, a ah, qual è la percentuale dovuta? Noi costiamo come booking sostanzialmente, quindi noi costiamo. Il 15 o il 18 per cento tenete presente che chi eh, sale a bordo perché noi siamo una OTA particolare non accettiamo partner che non siano diciamo nostri partner non accettiamo inserzioni di terzi eh, e quindi sostanzialmente eh, la, la, noi contribuiamo con un più 10 per cento a quelle che sono le prenotazioni cioè sostanzialmente noi incrementiamo del 10% quello che è il vostro naturale fatturato perché abbiamo tutti i nostri canali di tour operator diretti e indiretti che contribuiscono a riempire le strutture. Abbiamo una seconda domanda. Questo sistema Italian Way mi sembra adatto ad un property manager che è già sul mercato ma che non è ben organizzato. Ma se uno pensa di iniziare ora con pochi appartamenti può avere bisogno di questa organizzazione a che costi? Beh, allora mi viene da dire che... Eh, Bisogna farsi una domanda quando si inizia, no? E in particolare rispetto alla possibilità o meno di diventare partner di Italian Way. La domanda delle 100 pistole è la seguente. Ma io quanto voglio diventare grande? Perché se l'obiettivo è quello di diventare un property manager da 5-10 appartamenti, Italian Way non è probabilmente il compagno di viaggio corretto, perché noi, eh, banalmente innestiamo tante domande, risolviamo, cioè diciamo, abbiamo un approccio molto strutturato e quindi portiamo il partner a operare in maniera strutturata, cosa che è imprescindibile se l'obiettivo è arrivare a 50 appartamenti, ma è, come si può dire, ridondante se uno ha l'obiettivo di rimanere a 5 appartamenti. Quindi non conta tanto la dimensione attuale quanto l'obiettivo futuro. Eh, quando si inizia questa attività bisogna chiedersi quanto si avrà anche la capacità di costruire questo mestiere e questa è un'attività di natura commerciale, nella quale però conta tantissimo il vostro radicamento sul territorio. Questo l'abbiamo capito tanto: noi dovete sapere che eravamo partiti con un'altra idea. Noi inizialmente pensavamo che potesse avere un senso costruire un brand nazionale. Poi abbiamo capito che era l'idea sbagliata perché non potevamo pensare di costruire dandogli quello che vedete voi degli imprenditori operanti in questo settore, perché l'imprenditore che opera in questo settore, innanzitutto è molto in gamba, cioè è molto bravo nell'acquisizione del prodotto e questa cosa o ce l'hai o non ce l'hai, non la puoi costruire, non è... noi vi possiamo diciamo, spiegare tantissimo sul metodo per acquisire i proprietari ma la vostra capacità di acquisizione è davvero figlia della vostra storia. Se voi siete una persona riconosciuta nel vostro territorio, che è tendenzialmente è stimata, non avrete difficoltà a costruire quel primo pezzo di portafoglio che poi genera tutto l'indotto. Quindi, per rispondere a questa seconda domanda, eh, conta più che altro eh, quanto, quanto uno ha come obiettivo. Eh, non rispondo volutamente alla domanda sui costi eh, perché dipende proprio, diciamo che non, vi anticipo che non ha costi fissi, non ha costi di ingresso, ha un costo in percentuale sul transato, eh, ma dipende tanto da che cosa viene richiesto, dagli obiettivi, quindi eh, non si può fare un discorso generale, bisogna fare un discorso puntuale. Quello che però vi invito assolutamente a fare è a soddisfare la vostra curiosità. Contattandoci direttamente ci farà molto piacere fare un one to one e farvi vedere anche la piattaforma che non abbiamo mostrato qui, se non in, in brevi screenshot, che però è sicuramente molto, molto interessante. Bene, siamo allo scadere della mezz'ora che ci poniamo come obiettivi. Se Caterina mi dici che non abbiamo ulteriori domande, ci possiamo salutare. Vediamo un po'. Dovete sapere che c'è la Caterina che si legge tutte le, tutte le chat, tra altro in questo momento siamo in contemporanea, io e Guido su un'altra cosa, quindi sta facendo un po' questo mestiere da una parte e dall'altra. Caterina sta scrivendo, vi rubo soltanto più nessun'altra domanda per ora, io vi ringrazio tantissimo del vostro tempo, di averci seguito, ci sarà un altro intervento interessante alle 12 sul sistema di email automatico. Eh, fatto da un nostro partner che ha utilizzato in maniera molto robusta il nostro sistema. Vi invito a seguirlo se riuscite in diretta, se non riuscite anche in differita. Grazie e una buona giornata a tutti.